e due Coppe delle Coppe. Una Coppa delle Coppe con la Fiorentina, sì, la Coppa Campioni e un'altra Coppa delle Coppe, sempre col Milan. E ha disputato una finale di campionato del mondo. Sì, ma state facendo una gara adesso Coppe col signore. Cosa ha dice? Ha disputato la finale mondiale della Coppa del Mondo per Nazioni in Svezia, ovviamente nel 58. Sì. Tanto mentre noi parliamo, persero col Brasile. Amrin, qui si vedono i suoi gol. Amrin detto la Volpe. Perché ma come capita di vento, che la Volpe, ma benissimo tutti le i soprannomi del mondo, porta. L'uccellino poi. L'uccellino, bellissimo come questo. L'uccellino. Caruso, vice, Alfio Caruso, vice direttore della Gazzetta dello Sport, parla un giocatore che rappresenta un po' il suo consulente economico per l'amministrazione dell'auti guadagni che il calcio gli offre. E dopo aver parlato d'affari, via di corsa al campo per un proficuo allenamento. I due Nier scompiono sovente questi autentici saggi di bravura. Testa, spalla, attacco, ecco cosa significa padronanza della palla. Gli amici dicono che potrebbero continuare per oltre un'ora, ma la botta segreta di Niers è la finta sul calcio di rigore. Sicuro del fatto suo, ogni volta egli vede il portiere buttarsi da una parte e il pallone entrare nell'altra. Non c'è che dire, Niers è un grande campione. Ed ora, voilà, un'apparizione portatrice d'un dono prezioso, il Nicolet Watch. E ne è proprio il caso.